RIS canale 172, benvenuti a questa edizione del telegiornale che apriamo con il bollettino Covid, perché giungono sempre notizie poco confortanti, sempre più a rischio infatti di zona gialla la Sicilia. Il cambio di colore potrebbe scattare già lunedì prossimo, ben oltre la soglia prevista. Infatti il dato dei ricoveri ospedalieri, anche se cresce di molto il numero dei guariti. I particolari nel servizio d'apertura. La Sicilia rischia di passare in zona gialla già da lunedì prossimo a causa dell'aumento dei ricoveri nelle terapie intensive e negli altri reparti. Sono 997 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola, a fronte di 15.038 tamponi processati. L'incidenza sale al 6,6%, il giorno precedente era al 4,6%. L'isola è nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero, al secondo posto c'è il Lazio con 703 contagi. Gli attuali positivi in totale sono 19.717, con un decremento però di 232 casi. I guariti sono 1.204, un numero incredibilmente alto visto che il giorno precedente erano appena 13. Gli ultimi decessi registrati sono 25, ma solo uno è stato registrato ieri, gli altri 24 sono recuperi dei giorni precedenti. Sicilia è in area critica per il tasso di occupazione nelle terapie intensive dei reparti. In base ai monitoraggi Agenas, infatti, ha toccato il 10% più 1%, soglia massima prevista dai nuovi parametri. Aumento dell'1% anche per le aree mediche non critiche, dove l'isola raggiunge il 17%, ben oltre il limite del 15%. Sul fronte ospedaliero sono adesso 701 i ricoverati, 17 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 80 i ricoverati, 3 in più rispetto al giorno prima, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Impennata di contagi a Siracusa, mentre dimezza il numero nelle ultime 24 ore la provincia di Palermo. Questo comunque è il report dei nuovi positivi nelle province siciliane: 85 ad Agrigento, 139 a Caltanissetta, 161 a Catania, 73 a Enna, 18 a Messina, 148 a Palermo, 174 a Ragusa, 114 a Siracusa, 85 a Trapani. I tamponi molecolari processati sono stati 7.018, quelli rapidi 8.020. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 5.475.628. A Palermo, intanto, 300 persone sono state sorprese a ballare all'interno di un noto locale trasformato in discoteca in violazione delle norme anti-Covid. Il locale è stato chiuso per 5 giorni e il titolare multato. E a proposito della zona gialla eventuale in Sicilia, c'è un intervento da parte della Coldiretti che dice che con la zona gialla tornano ovviamente le difficoltà per i ristoratori proprio nel pieno della stagione turistica. Con il passaggio della Sicilia in zona gialla saltano le tradizionali tavolate estive nei 23.000 ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismo dell'isola nel pieno della stagione turistica. Il limite massimo dei posti a sedere per tavolo tra non conviventi sarebbe di 4. E quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sugli effetti del peggioramento degli indici della pandemia da Covid, che potrebbe portare la Sicilia e altre regioni al cambio di colore. Un passaggio che sottolinea la Coldiretti, oltre a rendere obbligatorio di nuovo l'uso di mascherine all'aperto, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e di chi fa sport, prevede un massimo di 4 persone per tavolo, sia al chiuso che all'aperto, anche per le feste e ricevimenti, compresi i matrimoni che tradizionalmente si moltiplicano a partire dal mese di settembre. Il limite dei posti a tavola è una misura di sicurezza che ha ripercussioni sul bisogno di convivialità degli italiani in vacanza, ma pesa anche sugli incassi della ristorazione dopo le pesanti perdite subite per il lockdown a causa della pandemia da Covid-19. La necessità di mantenere almeno un metro di distanza tra i tavoli, precisa la Coldiretti, riduce drasticamente gli spazi disponibili per il servizio. Una misura che limita anche l'ospitalità turistica e costringe a separare le tradizionali comitive in piena estate, in cui si cominciano a vedere gli effetti positivi dell'arrivo del Green Pass, sia per i turisti italiani che stranieri. L'impatto negativo si trasferisce a cascata sull'intera filiera, con la riduzione di acquisti di prodotti alimentari e vino delle aziende agricole, ma anche di addobbi floreali, con il contenimento del numero di invitati o addirittura il rinvio delle cerimonie. Senza dimenticare che un terzo della spesa turistica per la vacanza in Italia è destinato all'alimentazione, con il cibo che, conclude Coldiretti, rappresenta per molti turisti la principale motivazione del viaggio. E il Covid fa brutti scherzi, perché c'è stato un provvedimento a Palermo: in 300 ballavano in un noto locale, si era
trasformato in discoteca all'aperto, sono arrivati i controlli, sono scattate le multe per i presenti e la chiusura del locale. Chiuso per 5 giorni è multato il titolare di un noto locale estivo a Palermo. Ciò che ha scatenato l'intervento delle fiamme gialle è stata una serata mondana durante la quale 300 persone ballavano. I presenti sono stati sorpresi a ballare in violazione delle norme anti-Covid vigenti a Casa Cuba, locale sul mare all'aperto. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, insieme con i poliziotti della Divisione Amministrativa di Sicurezza della Questura, hanno chiuso per questo 5 giorni è multato il locale di via Messina Marine a Palermo. La serata era stata pubblicizzata sui social. Ancora difficile da accettare per cittadini e imprenditori che ciò che faceva parte di una quotidiana normalità fondamentalmente oggi viola le norme attuali vigenti. I controlli sono scattati la sera del 17 agosto. Il titolare della struttura e l'organizzatore dell'evento sono stati multati con una sanzione da 400 a 1000 euro, oltre alla chiusura. Le forze dell'ordine, intervenute con l'ausilio anche di un cane antidroga, hanno multato un cliente trovato in possesso di sostanza stupefacente ai fini del consumo personale. Altre sostanze stupefacenti sono state trovate nel corso dei controlli nelle adiacenze del locale. Sono scattati anche i controlli sul possesso del Green Pass. Lasciamo il Covid, proseguiamo con la cronaca, un bruttissimo fatto di cronaca che siamo costretti purtroppo ancora una volta a registrare. È stato arrestato un uomo di 43 anni, marito e padre violento nei confronti della moglie, ma persino della figlia di soli 2 anni. Vediamo il servizio. Un altro caso di violenza in famiglia, un altro uomo che prende a calci e pugni la propria moglie. La vittima inoltre ha riferito di anomali comportamenti tenuti anche nei confronti della figlia, che al momento della denuncia aveva soltanto 2 anni. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Noto hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 43 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamento in famiglia, lesioni personali aggravate, atti sessuali e corruzione di minorenne aggravata. L'arrestato pretendeva di stare da solo con la bambina a letto e quando la moglie si rifiutava di avere rapporti sessuali compiva atti di autoerotismo, alcuni in presenza della minore. L'attività investigativa ha dato riscontro alle dichiarazioni accusatorie della vittima, sia in merito ai maltrattamenti perpetrati per mesi nel silenzio delle mura domestiche che alla corruzione della minorenne. L'uomo è stato arrestato a seguito delle indagini svolte dai poliziotti e coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa, avviate grazie alla denuncia presentata dalla vittima dopo l'ennesima lite, durante la quale la donna era stata aggredita fisicamente in modo estremamente violento, tanto da indurre i vicini di casa a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare pregressi casi di aggressione mai denunciati, durante i quali l'aggressore aveva lanciato contro la donna ogni tipo di oggetto che trovava a portata di mano, tra cui anche un aspirapolvere, non risparmiandole calci e pugni. In tali inquietanti circostanze la donna veniva sempre etichettata con parole oltremodo offensive della sua dignità di donna, quali «puttana, te la fai coi vecchi, non pensi a cucinare, ti devo dire tutto io». L'uomo, dopo le incombenze di rito, è stato condotto nel carcere di Cavadonna. Ancora a cronaca, un'auto in fiamme sull'autostrada Siracusa-Gela, in salvo i 2 occupanti, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Vediamo. Ancora fiamme, ma questa volta non nelle campagne del territorio per le alte temperature, ma un'auto ha preso fuoco sulla Siracusa-Gela. Intorno all'una di questa notte, una Peugeot grigia con all'interno 2 occupanti, durante il tragitto ha iniziato a emanare del fumo e immediate sono state le fiamme che si sono sviluppate dal vano anteriore dell'auto. Il conducente con il passeggero hanno fortunatamente avuto il tempo di abbandonare il veicolo sul ciglio della strada qualche metro prima dello svincolo per Cassibile. Le fiamme hanno velocemente avvolto e divorato il mezzo sotto gli occhi increduli dei 2 occupanti che fino a qualche minuto prima erano a bordo in viaggio direzione verso Siracusa.
Messi in salvo e abbandonato il veicolo, i due hanno lanciato l'allarme per richiedere l'intervento di soccorso dei vigili del fuoco. I pompieri, giunti sul posto, hanno avuto ragione sulle fiamme e messo in sicurezza il tratto di strada. Necessario l'intervento anche della polizia stradale per dirigere il traffico veicolare sulla Siracusa-Gela. Inevitabili le lunghe file delle auto in coda, il traffico veicolare è tornato alla normalità intorno alle 2:30 di notte. Interventi della Capitaneria di Porto, della Guardia Costiera in mare, eseguito due interventi di soccorso, un natante in avaria e un bagnante disperso. Entrambe le operazioni di soccorso si sono svolte nella zona del Plemirio. Momenti di tensione in mare si sono vissuti ieri nella zona balneare del Plemirio, necessario quindi l'intervento della Capitaneria di Porto. Gli equipaggi delle motovedette della Guardia Costiera di Siracusa, con l'ausilio di due natanti di circoli nautici locali, hanno infatti soccorso nella serata di ieri 13 persone, di cui 4 minori, a bordo di un natante di circa 5 metri, che si era arenato sugli scogli a causa dell'avaria del motore nei pressi della località Cala delle Rive Bianche, anche tra Punta della Mola e Pillirina, in zona Plemirio. A seguito della richiesta di soccorso di uno degli occupanti dell'imbarcazione in difficoltà, gli equipaggi delle motovedette si sono dirette a tutta velocità sul luogo della richiesta di intervento e, giunti in zona, hanno individuato l'unità da diporto in difficoltà, con a bordo le 13 persone occupanti, che erano spaventate ma in buone condizioni. In relazione alla presenza dei bassi fondali, le operazioni sono state supportate dalla presenza di due gommoni di circoli nautici, nella quale sono saliti gli occupanti dell'imbarcazione in avaria. L'intervento, seppur reso difficoltoso dalle condizioni meteo marine e dalla limitata visibilità dovuta al buio notturno, è stato comunque portato a termine con successo. La Guardia Costiera Capitaneria di Porto di Siracusa ricorda che per qualunque emergenza in mare è possibile contattare il numero blu 1530 e il numero unico di emergenza 112. Ed è proprio a questo numero che, sempre nella giornata di ieri, è pervenuta un'altra richiesta di intervento, anch'esso nella zona del Plemirio. Questa volta al personale militare della Capitaneria di Porto è stato lanciato l'allarme per avviare le ricerche di un bagnante della quale i parenti avevano perso le tracce da circa un'ora. A chiamare la centrale operativa della Guardia Costiera di Siracusa è stata la moglie. Avviate le procedure di ricerca e soccorso, anche con l'ausilio di un velivolo, dopo mezz'ora dalle operazioni l'uomo è stato ritrovato in acqua, stanco dal lungo tempo trascorso in difficoltà. Ha poi riabbracciato i suoi familiari e amici in apprensione per lui. Si ricorda ancora una volta il numero blu 1530 e il numero unico di emergenza 112 per emergenze in mare. Ci fermiamo adesso, linea alla regia per i consigli, poi torniamo con le altre notizie. Vi aspetto. Colazioni da bar, pranzi e cene da ristorante, dessert da pasticceria, ma tutto a casa tua. Da Igloo, vasta scelta di prodotti surgelati, dal pane, primi, secondi e contorni sfiziosi, ravioli ripieni di cernia, gamberoni congelati a bordo, vini eccellenti, prodotti del territorio siciliano e dolci tipici. In questo momento in offerta, gelati Jessica vari gusti 1,90 euro al chilo, affogato Cardor 1,90 euro, triglie 4 euro al chilo, gambero L1 12,90 euro, gambero L2 10,90 euro, pesce spada 14 euro al chilo. A Siracusa in Viale Tica 109, fai il carico di bontà, il mondo Igloo ti aspetta! Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osseo articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro.
Physiorem Medical Center. La trovi a Siracusa. La vita è la somma delle scelte che decidiamo di fare ogni giorno. Scelte a volte facili, altre meno. Uscire di casa o farsi consegnare l'ordine. Pesce fresco o surgelato. Carne o vegetali. Vino o birra. Alcune di queste scelte ci porteranno a vivere momenti speciali che ricorderemo per sempre. Questi momenti sono fatti della qualità dei dettagli che li compongono. Che tu sia un privato o un utente professionale, che tu scelga di cucinare per amore o per passione, scegli Alta Sfera. Rieccoci in studio per la seconda parte del telegiornale che riprendiamo con notizie che riguarda la Fondazione Inda, perché domani sera, domani venerdì, prima dell'ultima replica di Baccanti di Euripide, ci sarà la cerimonia di consegna del premio Fondazione Claudio Nobis Fondazione Inda. Il riconoscimento nasce per promuovere e sostenere le nuove generazioni di interpreti della scena italiana e consiste in 3.000 euro donati dalla Fondazione Claudio Nobis, fondata dall'attrice Elena Croce, in memoria del marito Claudio Nobis, uomo di cultura, appassionato di teatro. Una giuria di 30 spettatori di età e professioni diverse ha votato il miglior attore o la migliore attrice under 35 di una delle tre produzioni della stagione 2021 di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Coefore Omenidi di Eschilo per la regia di Davide Livermore, Baccanti di Euripide per la regia di Carlos Padrissa e Nuvole di Aristofane per la regia di Antonio Calenda. A consegnare il premio saranno Elena Croce, presidente onorario della Fondazione Claudio Nobis, Antonio Calbi, sovrintendente della Fondazione Inda e Marina Valenzise, consigliere delegato della Fondazione Inda. Cambiamo argomento, andiamo in Ortigia perché ha cambiato un po' look, è stata rimossa una scaletta pericolosa installata sulla parete, sulla parte del lungomare di Levante in Ortigia. Adesso non è solo una questione di look, ma una questione di sicurezza. È stata rimossa la scaletta in ferro che si trovava lungo la parete del lungomare di Levante. A segnalare la pericolosa scaletta attaccata alla parete che conduceva sugli scogli è stata la chiamata di una cittadina residente in Ortigia. Il 28 giugno scorso, nel primo pomeriggio, la signora notò dei giovani che utilizzavano la scaletta per accedere in quel tratto di mare. Preoccupata dalla scena che si presentava ai suoi occhi, ha immediatamente chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia per evitare tragici incidenti a causa della possibile caduta dalla arrugginita scaletta che si trovava installata sul posto da circa 20 anni. Ieri la rimozione definitiva e la messa in sicurezza, così da scongiurare brutti possibili episodi tra i giovani che si recavano in quel tratto di mare in Ortigia. È nutrita la pagina di cronaca oggi, andiamo a Sortino adesso, dove i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato per coltivazione di marijuana. Il servizio. I carabinieri della stazione di Sortino hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 49 anni per coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico i militari, a seguito di una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo nel pieno centro abitato Ibleo, hanno rinvenuto all'interno di una camera dell'appartamento una coltivazione indoor di sostanza stupefacente tipo cannabis. L'arrestato aveva preparato di tutto punto la sua serra con un sofisticato impianto di illuminazione, un termometro digitale per monitorare il giusto tasso di umidità e la temperatura locale, un climatizzatore, due ventilatori per favorire la reazione, che però non era riuscito a impedire che il forte odore delle piante si sentisse anche dalla strada. In particolare aveva utilizzato circa 20 lampade ultravioletti per accelerare la crescita delle 41 piantine di marijuana che erano piantate in altrettanti vasi e altre 15 piantine che erano in fase di crescita, poiché alte circa 15 cm per un peso complessivo di circa 7 kg. Tutto il sistema elettrico e di illuminazione era stato fissato a delle reti da letto, sorrette da un'impalcatura di tubi innocenti che sostenevano la serra. Quanto rinvenuto è stato sequestrato ed è stata effettuata la campionatura della sostanza che sarà inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti per stabilirne la tossicità. L'arrestato, dopo le formalità
scelta di rito è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo come disposto dall'autorità giudiziaria retusea. Con la cronaca ci spostiamo ad Augusta per il controllo del territorio da parte dei carabinieri che hanno elevato sanzioni per oltre 6.000 euro. I carabinieri della Compagnia di Augusta, nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati in genere e anche al rispetto delle misure di contenimento della pandemia, oltre ai servizi straordinari svolti nel weekend di Ferragosto, hanno eseguito diversi servizi controllando un cospicuo numero di persone e veicoli. I militari hanno quindi rafforzato i servizi, soprattutto lungo le arterie che conducono nelle località balneari, dove insistono luoghi di intrattenimento ed interessati da un importante flusso di persone, con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza anche delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento. Durante i servizi di controllo e vigilanza, i carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali, 318 persone e 133 veicoli nello specifico, contestando oltre 20 violazioni al codice della strada per svariate condotte illecite, tra cui il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida con telefono cellulare o senza l'uso del casco protettivo. Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 6.000 euro. I punti sottratti sono stati complessivamente 100, ben 5 invece i documenti di circolazione ritirati, 2 i veicoli sottoposti a fermo amministrativo e 2 i veicoli sequestrati. Inoltre, durante i controlli, i militari di Augusta hanno segnalato alla prefettura retusea un uomo di 27 anni di Sortino, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Ed eccoci alla pagina sportiva. Iniziamo con il calcio, con il campionato d'eccellenza che vedrà protagonista il Città di Siracusa, che accede ai ritmi di preparazione, ma c'è anche il saluto di Giovanni Gnoffo, che cambia società, va a diventare il nuovo allenatore del San Luca in Serie D. Anche stamani allenamento intenso per i calciatori del Città di Siracusa, che si sono ritrovati sul manto erboso in sintetico dello stadio Nicola De Simone. Attività di preparazione atletica coordinata da Michele Asta, con ripetute continue per mettere autonomia nelle gambe e nel fiato dei polmoni. La squadra azzurra è un cantiere aperto e ogni giorno si aggregano nuovi calciatori. È il caso del terzino sinistro Paolo Midolo, classe 98, siracusano doc con un passato interamente speso nelle file del Real Belvedere. Altro calciatore aggregato alla comitiva azzurra è il difensore centrale argentino Alan Gabriel Rodriguez, 28 anni compiuti lo scorso anno, perno centrale della Virtus Ispica nel campionato di eccellenza Girone B. La sua altezza di 1,88 m e i 4 campionati minori disputati in Spagna dal 2015 lo pongono in condizione di essere un elemento di sicuro affidamento per la difesa di Roberto Regina. Si allena con il Città di Siracusa anche il centrocampista catanese Fabio Sciacca, 32 anni, con una carriera spesa nel club Etneo fino all'esordio in Serie A e 2 successive stagioni in Serie B con Ternana e Vicenza. Poi 4 stagioni in Serie D con Castrovillari, San Cataldese e Biancavilla, condizionate però da tanti infortuni. Adesso per Sciacca l'opportunità di ripartire in casacca azzurra. Infine registriamo i saluti e ringraziamento dell'allenatore Giovanni Gnoffo, allenatore la scorsa stagione con l'SD Siracusa. Il tecnico palermitano, già capitano del Siracusa in Serie C e professionista esemplare, è stato ufficializzato dal San Luca del presidente Giampaolo, squadra della provincia di Reggio Calabria, che militerà per il secondo anno consecutivo in Serie D. Gnoffo ha diretto il suo primo allenamento allo stadio Corrado Alvaro di San Luca ed è stato accolto con un grande entusiasmo dalla dirigenza e dalla tifoseria giallorossa. Dall'eccellenza alla Serie C, con tante novità per il Catania, la società rossazzurra ha presentato maglie e sponsor. Intanto Manuel Sarao rescinde il contratto e lascia Catania. La dirigenza del Calcio Catania al gran completo ha presentato le nuove divise e gli sponsor per la prossima stagione, che vedrà il club rossazzurro protagonista del campionato di Serie C. Le aziende che affiancheranno la società etnea sono tutte di livello nazionale. Questo conferma la credibilità dei dirigenti del Calcio Catania, che riescono a spiegare con estrema efficacia il progetto industriale di ristrutturazione debitoria della società. Nel corso della presentazione hanno parlato Giovanni Ferraù, presidente di CGSPA, Nicole Mura, amministratore delegato, e Gaetano Nicolosi, maggior azionista del club. Intanto, rescissione consensuale per l'attaccante Manuel Sarao, che, assistito dall'agente FIFA Giovanni Tateo, ha deciso di cercare fortuna e proseguo di carriera lontano da Catania.
Al suo posto, secondo indiscrezioni, arriverà l'attaccante croato di 20 anni Roko Baturina, di proprietà della società ungherese del Ferencváros. Il giocatore, dotato di un fisico possente e anche nazionale croato, e ha disputato gare di Champions League. Il Catania insegue comunque l'attaccante Rauti, di proprietà del Torino, lo scorso anno a Palermo. Sui movimenti di mercato, ecco le parole del direttore sportivo Maurizio Pellegrino. Posso solo rispondere riguardo alla risoluzione di contratto con Sarau, che è stata di comune accordo. Non c'è nessun'altra motivazione che ha spinto Sarau a fare la risoluzione, così come la società, se non quella nel guardare a una figura, quindi a un calciatore tecnico con caratteristiche diverse, perché le condizioni tra il Catania e le esigenze di Sarau sono finite stamattina. Quindi è una cosa assolutamente normale. Noi siamo alla ricerca di un attaccante sicuramente valido quanto Sarau, se ci riusciamo e siamo bravi magari un po' più giovane, perché Sarau comunque è un giocatore validissimo, molto forte per la categoria, ma che aveva 32 anni. E quindi io posso già dirvi in anteprima che stasera potremmo anche annunciare un ragazzo del 2000, nazionale croato, che verrà al posto di Sarau. Sono delle scelte tecniche che oggi servono, perché si guarda anche a quello che può essere un'età media che finalmente quest'anno abbiamo la possibilità di programmare e progettare, quello che non potevamo fare invece l'anno scorso per quello che ci siamo trovati. Ci sono già 7 ragazzi all'incirca tra il 2000, 2001 e 2002, quindi al posto di Sarau verrà un nazionale croato del 2000, speriamo di poterlo ufficializzare già stasera. È un'operazione molto conveniente sia per la validità tecnica del ragazzo che per le condizioni economiche della società. Quindi questo rientra in un meccanismo assolutamente normale. Noi abbiamo garantito, io ho garantito, che in base alle nostre possibilità, in base alle nostre esigenze, faremo, e questo ne sono certo, ne sono sicuro, un campionato competitivo. Non si può parlare di vittoria, non è giusto farlo, perché bisogna essere coerenti, bisogna essere coscienti con le cose che si fanno e bisogna avere anche la responsabilità di quello che si dice. Quello che si può garantire quest'anno sarà sicuramente un campionato da onorare, perché indossiamo questa maglia che pesa molto e che quindi non si può pensare di poter fare un campionato tanto per farlo. Abbiamo degli obiettivi, l'anno scorso siamo arrivati quinti, vorremmo migliorare questa posizione di classifica e stiamo lavorando da qui alla fine del 30 di agosto affinché questo possa accadere. Quindi cose assolutamente normali. È chiaro che oggi, finalmente, rispetto, come dicevo prima, scusate se sono ripetitivo, abbiamo la possibilità finalmente di programmare anche attraverso qualche giovane, di creare qualche plusvalenza e di creare tutti quei meccanismi che un conto, insomma, sono stati bene o male detti e formulati quando non ce n'era la possibilità di poterli attuare. L'Atletica Leggera adesso un altro brillante risultato, questa volta con il siracusano Matteo Melluzzo che accede alla finale dei 100 metri piani ai campionati mondiali Under 20. Il siracusano velocista Matteo Melluzzo ha centrato l'obiettivo della finale dei 100 metri. Si stanno disputando infatti i mondiali di atletica leggera Under 20 nella città di Nairobi. Numerosi gli atleti azzurri che nelle varie specialità si stanno facendo onore a conferma di una favolosa stagione per l'atletica leggera dopo i trionfi alle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta delle Fiamme Gialle a fine gara di qualificazione ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Era l'obiettivo di questa stagione, raggiungere la finale. Come detto nell'altra intervista, volevo arrivare in finale e poi da lì si vedrà, e domani vedremo. In gara non mi sono sentito nelle belle sensazioni, non possiamo dire non belle, però sei in finale. Avevo delle strane sensazioni, però spero di aggiustarle entro domani. Con lo sport si conclude questa edizione di Tris Telegiornale, ma come sempre prima di andare via vediamo insieme che tempo fa.
Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Situazione per la giornata di venerdì. Partiamo dalla mappa delle precipitazioni e delle pressioni a livello europeo. Possiamo vedere come l'anticiclone interesserà gran parte dell'Europa centro-meridionale. Ma durante il pomeriggio ancora delle infiltrazioni di aria un po' temperata in quota innescheranno qualche temporale. Vediamo il dettaglio, quindi sull'Italia, una giornata di bel tempo, di stabilità, di piena estate ovunque. Durante il pomeriggio però temporali sull'area alpina e di nuovo sulla zona appenninica, quindi a disegnare la dorsale appenninica, qualche accenno instabile pomeridiano. Più solo in pianura padana e sulle località di mare, tra l'altro con un caldo moderato, valori diffusamente tra i 28 e i 33 gradi. Seguite gli aggiornamenti precisi, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Adesso è proprio tutto, grazie per averci seguito, arrivederci e a risentirci alla prossima edizione.